Io sono un consulente informatico con la passione per la storia, la cultura e l'arte. E il mio romanzo parla sia di oggetti moderni, come possono essere le più moderne tecnologie, e del passato del nostro Rinascimento. Come filone narrante ho utilizzato una delle principali figure femminili del Rinascimento, che è la Caterina Sforza, che in Romagna conosciamo molto bene, ma nel resto d'Italia meno, e un personaggio incredibile che è il più grande genio del Rinascimento, colui che dà il titolo al mio libro, ed è il famoso Leonardo da Vinci. Perché questi due personaggi? Perché il racconto ruota intorno a un dipinto, La Dama dei Gelsomini, conservata alla Pinacoteca Civica di Forlì, che alcuni sostengono avvicinare Leonardo da Vinci e Caterina Sforza, in quanto in più di un'occasione quel ritratto è stato indicato come il ritratto di Caterina Sforza e la mano a volte è stata considerata quella di Leonardo da Vinci. Teorie oltretutto sostengono che quel volto sia sovrapponibile a quello della Gioconda. Io non aggiungo altro per non togliere suspense al mio racconto, però posso dire che la storia prenderà piede, prenderà una teoria che io reputo molto importante, innovativa e sicuramente originale. Il thriller che racconto è un mezzo per poter svelare una teoria storica ed è un poliziesco a tutti gli effetti. Quando ho sviluppato le prime teorie ho subito realizzato che un trattatello storico-scientifico non avrebbe avuto un successo che poi pensavo il mio racconto poteva suscitare, e quindi ho pensato al romanzo, a un thriller dove due protagonisti, che sono Giorgio Carnaccini e Anna Gualandi. Giorgio Carnaccini è un ingegnere informatico che lavora per il comune di Forlì, e Anna Gualandi è la guida della Pinacoteca Civica, si incontrano per motivi lavorativi. I due apparentemente non c'entrano nulla con la storia, ma a un certo punto si troveranno coinvolti in quello che è un furto con un omicidio proprio davanti alla Pinacoteca. Questo li catapulterà in quello che è uno dei più assurdi incubi che potessero vivere, e per risolvere i loro problemi e salvarsi la vita, perché in più di un'occasione saranno in difficoltà, dovranno cercare di risolvere uno dei più grandi misteri della storia del Rinascimento, che riguarderà proprio Leonardo da Vinci. I due protagonisti iniziano la loro avventura a Forlì, ma il racconto è interamente nazionale, in quanto si sposteranno prima a Padova sui Colli Euganei, poi a Bologna. A livello storico vengono toccate ad esempio le principali città del Rinascimento, quindi Imola, Firenze, Milano. È sicuramente un romanzo nazionale che, con diversi escamotage, e il thriller è uno di questi, cerca di valorizzare quelle piccole realtà storiche che sono nascoste nei comuni come ad Argenta, ad esempio, in un museo civico come questo, dove ci sono sicuramente delle opere d'arte meravigliose che meritano di essere scoperte. Tutte le città che vengono trattate nel romanzo sono state viste in prima persona, ovviamente, per quanto riguarda la parte moderna, perché poi non l'ho detto, ma il thriller si trasformerà in un romanzo storico, quindi torneranno a vivere personaggi ormai dimenticati da secoli. Però per quanto riguarda la storia moderna ho visitato le città calcolando tempi, territori, insomma ho cercato di fare una cosa il più realistico possibile. Per quanto riguarda le città antiche, ovviamente le ho visitate, ho visitato i musei, ho visitato le antiche chiese e i palazzi, e ciò che rimane di questi. Io sono un appassionato di libri antichi, quindi collezionare libri antichi mi è sicuramente utile, in quanto le biografie e le fotografie, soprattutto quelle dei fratelli Alinari, che hanno documentato più di un secolo di storia, mi è stato sicuramente utile. Ho cercato di fare un lavoro il più possibile attinente al vero. È ovvio che rimane un romanzo e quindi una storia fantastica, di cui sono particolarmente fiero per il semplice fatto che è stato un divertimento scriverlo, e spero che faccia divertire i lettori.